Sala 24enne arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti. Castelvetrano, nessun allarme, meningite, le rassicurazioni del sindaco errante. Mazara è stata riaperta questa mattina, la storica piazza Regina. Mazara ieri in piazza, la festa del volontariato. Calcio, terza trasferta consecutiva domani per il Mazara. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima della settimana. Apriamo con la cronaca. Un arresto per detenzione di droga è stato effettuato dalla polizia di Marsala. I particolari nel servizio. Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato effettuato giovedì scorso dalla polizia di Marsala. Si tratta del 24enne Pietro Lombardo. L'arresto del giovane è scattato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio. I poliziotti del commissariato marsalese hanno sorpreso nei pressi di Piazza Mameli il 24enne ed un altro giovane a bordo di un motorino senza il casco e con il volto coperto dai cappucci delle felpe che indossavano. I due giovani avrebbero cercato di sottrarsi al controllo della polizia, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Il 24enne avrebbe cercato di nascondere un contenitore in metallo in un'aiuola poco distante. Il contenitore è stato recuperato dalla polizia e dall'interno sono stati trovati numerosi involucri di plastica contenente presumibilmente marijuana. Anche l'altro giovane, il 32enne Francesco Paolo Lombardo, che è stato segnalato a piede libero, avrebbe cercato di disfarsi di un piccolo contenitore di plastica con dentro presumibilmente della marijuana. I poliziotti hanno trovato inoltre altri involucri di carta stagnola con all'interno hashish, trovati anche banconote di vario taglio ritenute probabile provento dell'attività di spaccio. Nessun allarme meningite a Castelvetrano, oggi sono arrivate le rassicurazioni del sindaco Felice Errante, il servizio. Il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, a seguito delle notizie relative ad un caso di meningite batterica che ha colpito una giovane castelvetranese, vuole rassicurare la cittadinanza che non sussistono rischi di diffusione della malattia e che si tratta di un episodio unico. Come primo cittadino e come genitore comprendo perfettamente la preoccupazione che si è ingenerata tra i miei concittadini, afferma il sindaco, ma nell'augurare alla giovane una piena guarigione ed un pronto ritorno alla vita che prima conduceva, voglio rassicurare che l'ufficio igiene ha prontamente attivato tutti i protocolli previsti dal Ministero della Salute e non sussistono rischi ulteriori per la popolazione. Ovviamente manterremo alta l'attenzione sull'argomento, ha concluso il primo cittadino castelvetranese. Il coordinatore dell'ufficio igiene, Andrea Passanante, ha dichiarato: si tratta di un caso unico, ci siamo attivati da subito contattando tutti i familiari, i colleghi di lavoro e tutti coloro che nelle ultime settimane erano venuti a contatto con la giovane e non abbiamo riscontrato alcun focolaio di contagio, ma abbiamo comunque attivato la profilassi antibiotica. Abbiamo quindi verificato la situazione anche nelle scuole cittadine e possiamo rassicurare la popolazione che al momento non è presente alcun rischio. È stata riaperta questa mattina Mazara del Vallo, piazza Regina, il servizio. È stata riaperta questa mattina a Mazara del Vallo, al termine dei lavori di riqualificazione, la storica piazza Regina. Contestualmente è stato inaugurato il nuovo chiosco di gelati che si trova a poca distanza da quello che è stato demolito. Alla riapertura della piazza erano presenti tra gli altri il sindaco Nicola Cristaldi, gli assessori della giunta, il presidente del consiglio comunale Vito Concitano e consiglieri comunali. La riqualificazione di Piazza Regina rappresenta un caposaldo del percorso per la piena fruizione della città antica che abbiamo avviato 6 anni fa con il recupero del centro storico e di cui Piazza Regina è il naturale proseguo, ha dichiarato in un comunicato il sindaco Cristaldi, che poi ha proseguito: siamo certi che il nuovo look della piazza farà bene al territorio, ma anche ai commercianti ed esercenti della zona che hanno sicuramente subito dei disagi per i lavori, ma che potranno ora contare su uno spazio finalmente decoroso.
A fronte di una piazza riqualificata rimangono ancora tantissimi tratti di territorio mazzarese che avrebbero bisogno di un qualche intervento urgente, come ad esempio nel rione Macara. Le foto che vi mostriamo sono state fornite da un nostro telespettatore, mostra chiaramente che in via Sicilia sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale mazzarese intervenisse per togliere tutte quelle erbacce per aggiustare quel marciapiede che certamente può rappresentare un pericolo. L'amministrazione comunale di Paceco ha chiesto al presidente della regione Rosario Crocetta lo stato di calamità naturale per la frazione di Dattilo. La richiesta della giunta Paceocotta scaturisce dal violentissimo nubifragio che lo scorso 15 ottobre ha colpito il territorio comunale di Paceco e che ha provocato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato. La delibera della giunta immediatamente esecutiva è stata trasmessa anche al Ministero delle Politiche Agricole, al Commissario Delibero Consorzio Comunale di Trapani e alla Protezione Civile regionale e nazionale. Parliamo adesso di elezione dei liberi consorzi. Lanci Sicilia chiede a tutti i sindaci di candidarsi per protesta, i particolari nel servizio. Liberi consorzi e città metropolitane, Lanci Sicilia, al fine di favorire una tempestiva modifica della legge regionale 15-2015 da parte dell'ARS, anche in relazione alla preannunciata impugnativa del Governo nazionale innanzi alla Corte Costituzionale, invita tutti i sindaci dell'isola a presentare la propria candidatura quali presidenti dei liberi consorzi comunali o delle città metropolitane. Tale iniziativa, già avviata da numerosi sindaci di Palermo, Caltanissetta ed altre province, spiegano dall'ufficio di presidenza dell'Associazione dei Comuni Siciliani, speriamo possa servire affinché venga stabilito in via definitiva un assetto del governo del territorio che dia certezze da un lato ai cittadini e dall'altro agli amministratori comunali e consenta di far cessare questa situazione di confusione che abbiamo più volte denunciato come elemento di un complessivo stato di calamità istituzionale. Per eleggere i presidenti dei liberi consorzi comunali, va ricordato, si vota il 29 novembre. Educare i giovani al volontariato, il titolo dell'iniziativa che si è svolta ieri pomeriggio a Mazara del Vallo su input di una serie di associazioni e movimenti locali. In Piazza della Repubblica si sono susseguite varie attività come la realizzazione di un percorso antincendio destinato ai bambini, prove pratiche di guida sicura in bicicletta o in auto elettrica, presentazione di libri, in serata poi spazio ad alcune esibizioni di canto folk e alla musica. Al nostro microfono abbiamo ascoltato il responsabile provinciale del MOVI, Ernesto Certa. Educare i giovani al volontariato è il filo conduttore di questa manifestazione. Questa manifestazione è l'evento finale di una serie di attività promosse dalle associazioni di volontariato finanziate dal CESVOP, dal Centro di Servizi per il Volontariato della Sicilia Occidentale. Durante le attività del progetto abbiamo realizzato dei laboratori all'interno delle scuole. Quest'anno rispetto ad altri anni, qual è stata la scelta della delegazione CESVOP di Mazara? Di svolgere attività di carattere pedagogico, cioè piuttosto che rivolgerci alle scuole superiori, abbiamo preferito rivolgerci alle scuole medie o anche elementari perché pensiamo che sia anche giusto formare i cittadini di domani, i volontari di domani. Durante questo progetto che cosa avete realizzato? Abbiamo articolato il progetto in due parti. Una parte era organizzata dalle associazioni socio-sanitarie, quindi con tutte le attività di educazione sanitaria, del benessere. Un'altra parte era rivolta, si è occupato di attività socio-assistenziali e socio-culturali. Quindi quest'anno quindi abbiamo voluto fare un lavoro più capillare sul territorio, proprio per essere più incisivi e portare il messaggio delle organizzazioni volontarie del volontariato italiano nelle scuole.
Il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, ha reso noto ieri che è stata disposta la sospensione dei lavori di sistemazione e riqualificazione della via Caduti in Assiria. I lavori saranno eseguiti dopo le festività natalizie. Nel corso di una conferenza di servizi è stato verificato con i funzionari dell'assessorato regionale alle infrastrutture che con il nuovo cronoprogramma dei lavori si potranno comunque rispettare i tempi del finanziamento ed è stato così disposto il rinvio a dopo le festività natalizie, si legge nella nota, al fine di lenire al massimo i disagi per cittadini e utenti. E siamo allo sport, parliamo di calcio, 12ª giornata di campionato in Serie B. Il Trapani scenderà in campo tra poco alle 15 al Provinciale contro lo Spezia. I Granata sono alla ricerca dei 3 punti dopo le 4 sconfitte consecutive subite nelle ultime 4 gare. Impegno fuori casa invece per il Marsala 1912 in Serie D. I Lilibetani affronteranno domani pomeriggio la Versa Normanna nel match valido per la 12ª giornata del girone I. E passiamo adesso all'eccellenza per il Mazara, domani trasferta difficile a Gela. Il servizio. Terza trasferta consecutiva in 8 giorni tra campionato e Coppa Italia per il Mazara. I gialloblu saranno di scena domani pomeriggio allo stadio Vincenzo Presti di Gela, dove affronteranno la formazione locale allenata dall'ex Totò Brucculeri nel match valido per la 9ª giornata del girone A d'eccellenza. Una sfida ad alta classifica tra due delle squadre che puntano al salto di categoria in Serie D. Dopo aver iniziato la settimana terribile vincendo domenica scorsa sul campo della Libertas 2010 e averla proseguita con l'altrettanta vittoria di Coppa mercoledì scorso sul campo del Mussomeli, i ragazzi di mister Nicola Terranova vogliono concludere nel migliore dei modi questo vero e proprio tour de force, magari tornando da Gela con un risultato positivo. Certamente però non sarà facile contro la squadra allenata da Brucculeri, che in casa ha dimostrato di avere una marcia in più anche grazie al sostegno dei tifosi. Nelle due formazioni non ci sono squalificati, a disposizione di mister Terranova ci sarà anche l'ultimo arrivato in casa gialloblu, ovvero il 23enne centrocampista Antonino Comegna, il cui acquisto è stato ufficializzato ieri dalla società canarina. Il giocatore svincolato l'anno scorso in forza alla Scafatese in Serie D è già aggregato alla squadra e sarà il tecnico mazzarese a valutarne l'eventuale impiego nella delicata sfida di domani. L'incontro avrà inizio alle 15 e verrà diretto dall'arbitro Michele Del Rio della sezione AIA di Reggio Emilia. Per quanto riguarda le altre formazioni trapanesi, la capolista Dattilo, unica squadra ancora imbattuta in campionato, affronterà in casa il Camarat del neo mister Paolo Scalia. Impegno casalingo, il secondo consecutivo anche per la Folgore, che allo stadio Paolo Marino riceverà la Libertas 2010, mentre Paceco e Alcamo andranno a far visita rispettivamente al Castelbuono e al Raffadali. Completano il quadro della 9ª giornata del girone A Atletico Campofranco Mussomeli, Cus Palermo, San Cataldese, Pro Favara Parmumval. Parliamo adesso della terza categoria. Mazara è stata costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Mazarese 2. La società, si legge in una nota, parteciperà al campionato di terza categoria per la stagione sportiva 2015-2016. La delegazione, tra parentesi della FIGCR, reso noto ieri che il campionato prenderà il via questo weekend. 11 saranno le squadre partecipanti, 9 trapanesi e 2 agrigentine. Chiudiamo con una nota di basket in carrozzina. Nel weekend a Trapani si giocherà il quadrangolare Sud Italia organizzato alla neonata squadra Olympic Basket Trapani. Il torneo si disputerà al Palailio e vedrà protagonista, oltre alla società del capoluogo, anche le squadre Viola Reggio Calabria, Cleos Reggio Calabria e Cuscus Catania. Domani alle 9.30 saranno disputate le partite di qualificazione tra le squadre partecipanti al quadrangolare. Dalle 15 invece le partite di semifinale e finale del quadrangolare, che si concluderà con la premiazione. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, vi auguro una buona domenica, grazie per averci seguito, arrivederci.